Il 1° dicembre a Pesaro si terranno le elezioni per il rinnovo dei consigli di quartiere. Elezioni che arrivano dopo una modifica al regolamento approvata ieri in consiglio comunale, accompagnata da un acceso dibattito. Fra le novità, l'aumento della soglia di sbarramento per le elezioni dei seggi dal 3 al 5%, con un numero minimo di 8 candidati per i quartieri superiori agli 8.000 abitanti e di 7 per quelli con popolazione inferiore. Innanzitutto mi preme ringraziare i consiglieri di quartiere uscenti, 122 volontari che hanno prestato attività per questi 5 anni, 12 presidenti di quartiere, 134 persone che hanno deciso di dedicare il proprio tempo a servizio per la comunità. E il fatto che questo Consiglio Comunale si sia dibattuto così tanto significa che c'è grande attenzione, quell'attenzione che l'amministrazione ha annunciato anche durante la campagna elettorale che ci ha visto eleggere la coalizione di centrosinistra. 19 gli emendamenti presentati al regolamento, 16 quelli proposti dal consigliere Michele Redaelli. E gli emendamenti servivano perché la proposta che ci fa la maggioranza oggi e che purtroppo ha imposto sostanzialmente col voto di maggioranza è peggiorativa rispetto al regolamento che avevamo in precedenza nei quartieri. Avevamo diverse problematiche che abbiamo anche sottoposto in commissione che non sono state affrontate, che riguardano la difficoltà di calendarizzazione di alcuni argomenti all'interno degli ordini del giorno, quindi per essere più puntuali e per permettere ai quartieri di essere più puntuali sulle tematiche del territorio. Ma oltre a non aver accettato queste nostre richieste, hanno inserito tutta una serie di proposte peggiorative, perché da un lato tolgono alcune prerogative dei quartieri legate all'ascolto, legate alla partecipazione di base, legate a tante modalità che venivano ben dettagliate nel regolamento precedente e che oggi sostanzialmente vengono tolte ai consigli di quartiere, che vengono inesorabilmente depotenziati. E poi vengono aggiunte in modo inspiegabile, se non per paura ad affrontare la prossima competizione elettorale, tutta una serie di vincoli, l'innalzamento del numero minimo di persone che devono comporre le liste, l'innalzamento addirittura della soglia di sbarramento dal 3 al 5%, tutta una serie di altri vincoli che sono sostanzialmente il contrario di quello che è la partecipazione, ovvero di quello che è lo spirito dei quartieri, nei quali noi crediamo, nel quale noi invitiamo tutti i cittadini a partecipare alle elezioni che sono imminenti. Mi auguro che ci sia altrettanta attenzione nella partecipazione ai consigli di quartiere, al rinnovo dei consigli di quartiere, quegli organi di rappresentanza. Anch'io vengo da quella storia che mi ha visto fare un percorso come consigliere di circoscrizione, consigliere comunale ed oggi in giunta. E un grande in bocca al lupo a tutti quelli che decideranno di candidarsi, è un ruolo che sarà a stretto contatto con l'amministrazione comunale.